Per uno scenografo lo spazio è fondamentale. Queste installazioni ci permettono di focalizzare lo spazio a livello visivo. Città che si sviluppa tutta in lunghezza. Per me è molto importante vedere i luoghi. Toccare il cuore di Recanati. Questi luoghi sono stati cercati, visti, abbiamo fatto delle selezioni prima. Piazzale Giordani, i luoghi che abbiamo scelto sono luoghi molto importanti e molto precisi. Eccola! Un percorso dove i visitatori hanno la possibilità anche di visitare la stessa Recanati. Era soltanto la chiesa. Perché Recanati? Perché Recanati è già di per sé una città creativa. Abbiamo cercato di utilizzare degli spazi come se fossero dei fotogrammi cinematografici. Ci fa particolarmente piacere che possa essere nella nostra città. È un progetto sicuramente che riqualifica la città. Noi siamo città della cultura, anche della luce. A me piace tantissimo. Ci siamo preoccupati molto del personaggio Leopardi, perché per lui è stata una fonte di ispirazione Recanati. Ci ha aiutato a fare quello che noi stiamo facendo. Molte volte la luce aiuta a valorizzare questi spazi. All'interno di questi spazi vivono poi i nostri personaggi, come se questa installazione fosse un personaggio. È una soddisfazione per la nostra città avere occasioni come questa. Un grande patrimonio che noi abbiamo, che sono i nostri borghi storici. Si può riuscire a portare dei progetti veramente importanti e estremamente innovativi. Abbiamo scelto 6 luoghi, ci abbiamo lavorato proprio sul rapporto luce e la sostenibilità. Qui siamo al Chioccio di Sant'Agostino, l'abbiamo completamente riilluminato per cercare di creare questa atmosfera. Soprattutto questo pozzo dove intorno c'è questo elemento che rappresenta il carbonio. Una delle installazioni dove abbiamo lavorato in verticale, dove viene rappresentato un po' il verde e sopra c'è l'umanità. Quasi una cosa astratta, è quasi un quadro, è come se fosse disegnato nel muro. E questa è stata l'idea un po' della proiezione dell'acqua. Qui la gente entrando dal fondo ci può passare sopra, cioè interagisce con l'elemento di proiezione. Mi interessava molto vedere questo piccolo elemento a terra. Abbiamo dovuto riilluminare completamente tutta questa porta. Entriamo quasi al buio e man mano che entriamo scopriamo la proiezione a terra, ma contemporaneamente scopriamo l'architettura. In questa grande parete gigante. Mi interessava anche questo, di riparlare di cinema, di uno spazio che ormai non esiste. Abbiamo fatto questa proiezione molto riposante, un cielo, come se fosse una tela.